Buonasera cari amici di Prima Serie A ed anche cari amici di Teleprima, eccoci qui, siamo ritornati per parlare della settimana, non solo della Serie A ma anche del Napoli, altri 7 giorni non troppo positivi per la truppa azzurra, sono infatti stati eliminati dalla Coppa Italia ma soprattutto guardiamo già avanti perché il presente dice che siamo alla vigilia del big match contro la Juve, ma soprattutto sarà un febbraio veramente di fuoco. Di questo e molto altro parlerò con i miei ospiti di stasera, ma prima di tutto sigla! Eccoci qui ritornati dopo la sigla, ma in primis vi presento il mio parterre, come sempre Giovanni Gaudiano. Buonasera, buonasera a tutti. È ritornato il conticino, il conticione? Sì, il conticino infuocato, vedo già le fiammelle. Di Filomena. Vedo già le fiammelle che escono dal conticino. Non riguarda molto il Napoli. Ok, quindi ne parleremo assolutamente dopo. Super ospite di questa sera, è sempre un grandissimo piacere avere con me, non me ne vogliano gli altri colleghi, ma è assolutamente il mio preferito, lo voglio dire, il mio preferito, Pasquale Giacometti, spazionapoli.it. Buonasera. Ciao Alessia, un saluto a Giovanni, un saluto a tutti, è il piacere mio. Grazie mille Pasquale, iniziamo subito, inizio proprio da te Pasquale, settimana, ennesima settimana difficile, pesante in salita per il Napoli, non solo in campionato ma anche per l'eliminazione dalla Coppa Italia, dall'ennesima prestazione che non ha convinto da parte degli azzurri e soprattutto per le voci che continuano a insistere su un addio pressoché possiamo dire imminente tra il Napoli e Gattuso. Sì, è stata una settimana orribile purtroppo per il Napoli perché sconfitta con il Genoa, sconfitta in Coppa Italia dove la speranza di portare via un pareggio a un Atalanta che in questo momento onestamente non sta nemmeno disputando questo gran calcio, non sta nemmeno sciorinando questo gran calcio come un po' negli anni scorsi ci aveva abituato, fa male e onestamente il Napoli ne esce anche con le ossa rotte perché continua a perdere calciatori su calciatori anche in vista della gara con la Juventus. Quindi sta diventando davvero problematico questo periodo e che dire, su Gattuso al momento la situazione è quella che è in bilico, lui lo sappiamo tutti, l'intenzione della società è quello di continuare almeno fino al termine della stagione con lui, vedremo se riuscirà a portare a casa per il risultato. Ecco, parleremo ovviamente di Gattuso e del suo futuro anche tra pochissimo. Ritorniamo Giovanni un attimo sulla gara di Coppa Italia. Subito 1-2 dell'Atalanta che ha spezzato un po' le gambe al Napoli. Poi nella ripresa si è accorciato comunque il gap. Sembrava che il Napoli fosse lì lì per poter pareggiare. È arrivato poi il terzo gol dell'Atalanta. Vabbè, tu ti riferisci chiaramente alla grande occasione che ha avuto Osimhen che poteva rimettere la partita in pari e forse adesso stavamo parlando di qualche altra cosa. Chissà. Però vale quello che ha detto Pasquale. Io credo che il Napoli non è stato battuto da un'Atalanta come eravamo abituati a vederla. Non a caso l'Atalanta precedentemente aveva preso dal 3-0 un 3-3 col Torino che è una squadra che sta nel bassifondo della classifica. A volte queste cose non significano nulla perché le partite sono sempre episodiche e poi ogni partita ha la sua storia, però quello che rimane totalmente incomprensibile è il primo tempo del Napoli alla... Io avevo promesso di non parlare di Insigne questa Eccala, sera, però una cosa la devo dire perché cioè, è un'immagine che io da mercoledì mi sono seduto davanti al televisore sperando di vedere un'altra partita, sperando di vedere un'altra prestazione, indipendentemente dal risultato finale. Ho visto scendere le squadre in campo, quando è sceso il Napoli hanno inquadrato il Napoli, c'era Insigne davanti perché Insigne è il capitano, lui è entrato in campo sbuffando.
C'è questa immagine, io ce l'ho qui, no? Non capisco che cosa vuol dire. Cioè, vuol dire che lui non ha piacere di giocare, vuol dire che lui ormai ha dei problemi, vuol dire che la squadra è totalmente allo sbando, perché se è allo sbando lui, dobbiamo ritenere che essendo il capitano è allo sbando la squadra. E vuol dire che anche con questo allenatore i rapporti non sono buoni. E mi riferisco alle famose vedovelle che abbiamo parlato qualche settimana fa. Comincio a sentire da qualche po' qualcuno che dice abbiamo fatto un errore a mandar via Ancelotti, non è possibile. Quando l'anno scorso io ero l'unico che diceva che non si può pensare di sostituire un allenatore come Ancelotti con Gattuso. Io gli voglio un sacco di bene a Gattuso, lo stimo come persona, come uomo per tante ragioni. Come giocatore non si discute proprio, ma come allenatore come possiamo paragonare Gattuso? Come ha potuto dire il presidente che Gattuso è più adatto al Napoli? Io ho forti dubbi su questo. Conosco un po' la storia del perché Ancelotti è andato via, che è una storia che riguarda l'economia, la finanza. Non riguarda i risultati in campo. Poi c'è stato anche qualcosa con la squadra. Ma se mettiamo tutte queste cose insieme, ci rendiamo conto che quello che manca al Napoli è la società. Quello che succede a Napoli, la responsabilità è della società. Perché in un'altra società di livello come il Napoli, di alta classifica, queste cose non accadrebbero. Invece a Napoli si ripetono puntualmente tutti gli anni. Ecco, allora lasciamo un attimo da parte il discorso Insigne, che poi affrontiamo a breve, e torniamo su quello non tanto della società, ma secondo me della progettualità, che è una cosa molto importante. Allora, i tifosi li vedo un attimo divisi e confusi in questo periodo, nel senso, c'è chi si sta lasciando andare al maggiore disfattismo, persino critica Osimhen che non sa più giocare, che non è più un attaccante, veramente cose impensabili, ma ovviamente sulla scia anche un po' dei risultati. Però Pasquale, tu che sei tra le persone più obiettive che conosco in questo mondo e nel mondo ovviamente nel giornalismo, obiettivamente, leggendo anche inizio stagione la rosa del Napoli, questo Napoli davvero dove poteva arrivare? Dove sarebbe potuto arrivare? Allora, intanto ti ringrazio per l'obiettività che mi assegni. Allora, io credo che oggettivamente questo Napoli fosse sia da zona Champions. Poi è chiaro che guardando anche le altre, vediamo una Juventus che non, onestamente non sta uccidendo il campionato. La stessa Inter, che doveva essere l'alternativa primaria, la Juve non è partita benissimo e adesso in corsa sta risalendo e probabilmente a breve, secondo me, conquisterà anche la testa della classifica. La vera sorpresa è il Milan. E ora io capisco i tifosi che dicano, visto che le principali candidate alla vittoria dello scudetto stanno rallentando, comunque non hanno ucciso il campionato come negli anni scorsi, è davvero un peccato vedere il Napoli, che è una squadra che ha le potenzialità per inserirsi in quel discorso scudetto, restare dietro. Non solo però il Napoli è rimasto dietro, non è rimasto in corsa perché al momento è lontanissimo dalla vetta, ma al momento è anche fuori dal quarto posto. Poi è chiaro, dista soltanto 3 punti, quindi c'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare, è ancora tutto aperto. Però è chiaro che il tifoso in questo momento è un po' avvilito, disfattista, perché? Perché aveva cullato un sogno a inizio stagione, soprattutto dopo le prime 6-7 gare dove il Napoli aveva onestamente anche fatto pensare a qualcosa di più importante, e poi adesso si ritrova con una squadra che ha perso identità, ha perso gioco, ha perso distanze, ha perso equilibrio. Il Napoli nelle ultime 13 partite 11 gare ha preso gol e invece era fino a poche settimane fa la miglior difesa del campionato. È chiaro che qualcosa è successo, qualcosa si è perso in questo Napoli. Le tante assenze che stanno ovviamente falcidiando la squadra di Gattuso incidono, perché è così. Beh, è pur vero che le hanno avute anche le altre. Il Milan ha giocato quasi 2 mesi senza Ibrahimovic e ha continuato a vincere, ha continuato ad avere la testa della classifica. Il Napoli invece non è riuscito ad andare oltre queste difficoltà, e questo è un peccato proprio perché la rosa,
il gruppo intero del Napoli era stato giudicato omogeneo per poter competere con le altre, e invece purtroppo non è stato così. Ora la domanda è: questo Napoli sta giocando al di sotto, comunque ha raccolto meno di quello che era nelle proprie potenzialità? Ad oggi io credo di sì. Giovanni. No, il ragionamento che fa Pasquale non fa una piega, è ragionevole, ed è ragionevole anche che i tifosi si aspettassero qualcosa di più, perché se vai a guardare nessuno convince. Io ho parlato ieri con Ventrone, l'ex preparatore di Napoli, della Juventus, e mi diceva che un campionato come questo, lui che è stato uno dei, è ancora oggi, è un preparatore di primo livello, lui mi diceva: un campionato dove si gioca ogni 3 giorni è un campionato del tutto anomalo. Certo. E aggiungeva una cosa che forse si attaglia molto al Napoli: il fatto che molti giocatori non riescono a giocare 2 o 3 partite a settimana, proprio per costituzione, Certo. per cui praticamente non recuperano, e fisicamente e psicologicamente, cioè non hanno quel recupero giusto per poter poi riproporsi a un certo livello. Diciamo che se noi facciamo l'elenco dei giocatori del Napoli che da una partita all'altra fanno un rendimento totalmente diverso, l'elenco è Esatto, ce ne lunghissimo. sono Beh, con tanti. in testa Mario Rui, che è un giocatore che praticamente non le gioca neanche 2 partite di seguito, ma se gioca la terza comunque non gioca come la prima. Messo che la prima la giochi bene, vabbè. Comunque, detto questo, è una questione che quindi è così: c'è una sensazione di un'occasione persa, perché si poteva essere comunque nei primi posti e combattere fino alla fine in un campionato che si potrebbe anche decidere proprio nelle ultime giornate. E quindi il Napoli ci poteva stare, però poi dico. Andiamo a guardare tutto quello che è accaduto, come è accaduto e tutte le cose che sono successe, come sono successe. Ribadisco, io non ce l'ho con nessuno, non voglio trovare il capro espiatorio, ma credo che sia il momento, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, che il Napoli deve decidere da grande che cosa Che vuole deve fare. fare. Cioè, se il presidente con questa squadra ritiene di poter combattere per vincere il campionato e per rimanere stabilmente nelle prime 4 posizioni per la Champions, la società deve avere un altro atteggiamento. Non si può sfiduciare l'allenatore in corsa. Io ricordo, e lo vorrei ricordare a tutti, che analoghe parole, analoghe situazioni si sono verificate anche il primo anno che c'era Sarri. Quando è arrivato Sarri, se non vincevo quella partita 5-0 con la Lazio e quella in Coppa 5-0, fece 2-5-0 in pochi Sì. giorni, Col brucio. già si parlava, lui disse, il presidente disse, interpellato, che all'inizio era partito male, dice: dopo 7-8 partite vediamo la situazione com'è e ti diamo una somma. Cioè, questo modo di ragionare non va bene. Non è progettuale, non ha un nesso con quello che fanno gli altri. Io faccio un ultimo esempio e chiudo. Il Milan ha deciso di darsi un'organizzazione, ha deciso di scegliere una strada. Maldini e Boban, che poi non c'è più, hanno deciso che l'allenatore giusto era Pioli. Hanno fatto in modo che non prendessero Ragnik. I risultati sono quelli che vediamo. Perché il Milan non è questa squadra stratosferica, ma ha messo in campo un giusto mix di giocatori che insieme riescono a gestire bene la partita con un allenatore che li sa anche abbastanza gestire e motivare. Perché non possiamo farlo anche noi a Napoli? Cioè, non si parla di queste cose, cioè non si dice che i nemici li abbiamo in casa, ma è una storia vecchia. Io che ho l'età che ho, mi ricordo che è sempre stato così. Pensavo che con De Laurentiis, con un imprenditore, questa cosa venisse superata. E invece no, siamo sempre allo stesso livello. Oddio, io sul Milan aprirei una parentesi, perché il Milan Ragnik l'aveva Sì, preso. È infatti. chiaro che poi dal Covid in poi il Milan è iniziato a volare letteralmente, anzi con l'arrivo di Ibrahimovic, se dobbiamo essere precisi. Non era per niente convinto No, di ma lo Pioli, poi stesso Pioli esatto. quando era Sì, arrivato sì, sì. all'inizio al Milan non aveva fatto grandissimi risultati, poi
è riuscito con il lavoro e anche con qualche acquisto a prendere le redini di questa squadra e renderla un piccolo gioiello, perché oggi il Milan gioca bene, è solido, è forte ed è meritatamente primo in classifica, nonostante una rosa che onestamente non mi fa impazzire. E allora è chiaro che a quel punto, con i risultati, con le prestazioni, Pioli si è guadagnato la conferma. Ora io voglio spezzare una lancia anche in favore di Gattuso, che era arrivato a Napoli prendendo una situazione disastrosa, e quindi quando si è parlato prima di Ancelotti, io credo in quel momento Ancelotti, che tutti riconosciamo essere il miglior allenatore al mondo, almeno per i trofei che ha vinto, in quel momento al Napoli aveva terminato la sua avventura. Poi i motivi possono molteplici, anche perché aveva uno spogliatoio che in quel momento probabilmente non era compatto con lui. Gattuso ha fatto un miracolo, perché il suo primo ruolo non è stato solo quello di riprendere una squadra che era a pezzi, ha interceduto con la società per una questione che non gli compete, che è quella degli stipendi. Lui è andato lì a trattare, a rassicurare i calciatori e a fare in modo che la società poi pagasse gli stipendi ai giocatori, e quello è stato il primo grande lavoro di Gattuso, dove credo tutti quanti noi gli dobbiamo dire grazie. Poi però dobbiamo dire anche che dopo che il Napoli ha vinto la Coppa Italia, si è provato a fare un gioco, o comunque lui ha provato a dare un'identità alla squadra che non ha mai convinto, perché il Napoli post Coppa Italia, dati alla mano, non era in grado, con i dati, parlo di punti, di media punti, non è mai riuscito ad arrivare in zona Champions, e il trend che sta avendo in questo campionato lo conferma. Quindi è chiaro, però, che c'è una differenza. Sei d'accordo con me che la società ha delle grandi responsabilità? La società è sempre responsabile, perché se qualcosa non funziona parte sempre tutto dalla società. Non mi sono espresso, ma insomma, in questa sera. Però voglio dire, io credo che la società abbia delle responsabilità, perché tu giustamente hai ricordato che Ragnik era stato preso da Gazidis. Assolutamente. Perché invece sì. I giocatori che gestivano, Boban e Maldini, che io ritengo che ne capiscano un po' di più. Tant'è che poi Boban è andato via proprio, cioè, perché non era d'accordo con la allora, società. Allora, quello che dico, a Napoli abbiamo delle figure come Maldini e come Boban? Assolutamente no. E chi è che non li prende? La società. E perché non li prende? Perché non vuole il contraddittorio. Perché non vuole il contraddittorio? Perché abbiamo fatto una società verticistica, dove decide tutta una persona, nel bello e nel cattivo tempo, e ce lo dobbiamo prendere così. È pur vero che dall'altro lato, se facciamo il paragone col Milan, il Milan, quando parliamo di Elliott presidenza, sì, non sappiamo dove sia, chi sia, dove, cosa faccia e se segue il Milan. Quindi c'è sempre il rovescio della medaglia. Ma c'è anche un altro rovescio. E poi della medaglia. Ad esempio all'Inter negli ultimi anni è stato contestato proprio la distanza della società dalla squadra. Però c'è un altro rovescio della medaglia che giustamente tu accendi con questa osservazione, che se Elliott ha messo dei soldi, ha fatto un certo tipo di investimento e ha un bilancio non brillante, invece a Napoli non è così. Io credo che la verità sia sempre nel mezzo, la proprietà deve essere... No, voglio dire che insomma evidentemente a qualcuno conviene che le cose vadano avanti così, perché non voglio pensare che qualcuno preferisce sfasciare una situazione. Assolutamente no, però dobbiamo dire che De Laurentiis si è abituato a gestire in questo modo le sue società e così la porta avanti. Ma non è moderno, lui che parla di modernità, lui che parla, dice, i parrucconi, questa cosa qui non è moderna. Probabilmente è vero, e infatti qual è la società più moderna d'Italia? La Juventus. E qual è l'unica società che ha quella struttura intermedia tra presidenza e gestione tecnica? Ti faccio per me è proprio la Juventus. Però Pasquale, ti faccio un esempio. La Juventus ha 71 persone che lavorano per la società. Il Benevento ne ha qualcuno in più. E si vede, perché altrimenti una cittadina come Benevento non poteva arrivare in Serie A. Il presidente Vigorito, che io ho avuto il piacere di conoscere, è una persona illuminata. Nel senso che praticamente ha capito che lui deve decidere, ma non può decidere su tutto, perché ci sono delle competenze che lui non ha. Questo è impossibile. Sai, io sono napoletano, a Napoli esiste questa parola magica, o must, cioè quello lì che gestisce. De Laurentiis è una specie di questo. È il padre tipo padrone, esatto, di questa società. È un padre padrone per dire all'italiana, ma è detto napoletanamente, è un master fest, quello che vuole fare tutto. E non è così, non è più così, ma lo dice stesso lui. E allora perché non prendere attorno
delle persone di qualità valide, anche quelli che ti dicono no, perché c'è questo problema, che se tu hai piacere di avere le persone che ti dicono sempre sì, poi ti devi prendere quelli che sono. Ma assolutamente è così, tant'è che adesso cosa viene chiesto alla società, o almeno quello che si legge, e credo che forse anche De Laurentiis probabilmente l'abbia capito, quello di iniziare a circondarsi di altre figure che capiscano seriamente di calcio e che possano indirizzare la società in lo un farà. O nell'altro. Non lo sappiamo, speriamo. Possiamo solo sperarlo. Sì, perché forse il problema di questo periodo è stata proprio la mancanza di comunicazione, perché ovviamente quando i risultati non arrivano o come sono vacillati in questo periodo per il Napoli, è naturale per un presidente che si guardi anche un attimo intorno, perché non sì. è detto che debba continuare con quell'allenatore. Ovviamente i modi e forse proprio la mancanza di comunicazione, che poi continua a reiterare anche Gattuso, che in conferenza stampa e in intervista ha detto che non ha parlato neanche a Bergamo con lo stesso De Laurentiis. Nonostante De Laurentiis fosse rimasto per un'ora oltre il termine della gara negli spogliatoi. Quindi è stato anche quello, diciamo, un segnale in più proprio di questa mancanza di comunicazione. Non solo dire potevamo prendere 5-6 gol dopo il 2-0. È una posizione non di retroguardia, molto però più. Lì forse era anche sì. un senso lato sì, che nel bene, senso che si poteva prendere Alessia, una ma se tu, batosta guarda, psicologica guarda, i giocatori cercano però, gli alibi, gli allenatori devono anche, ma gli giocatori cercano gli alibi. Io però sono convinto che conoscendo Gattuso, entrando negli spogliatoi, non abbia detto potremmo prendere 4-5 gol. Quindi è chiaro che lui difende la squadra, cioè, perché il suo ruolo davanti alle telecamere, poi negli spogliatoi abbia detto tutt'altro, quello ne sono deve. Convinto. Sì. Ed è speriamo. Chiaro. Io sono anche convinto, perché da quello che so, che la squadra comunque continua a seguire l'allenatore, in questo momento però è chiaro che ci sono talmente tante difficoltà, sia mentali soprattutto, che fisiche, perché in questo momento Gattuso, oltre gli 11 giocatori che vanno in campo, ha solo 4 giocatori di movimento come cambi, 4, dico 4, poi dopo magari li andiamo a contare quando penso parleremo della Juventus, ecco, e quindi in questo momento qualche difficoltà c'è. De Laurentiis commette un solo grave errore, a parer mio, perché è giusto, come lo dice Alessia, guardarsi intorno, perché nel suo ruolo anche cercare di capire, qualora la barca dovesse affondare, come cercare poi di salvarla. Certo. Il suo vero errore è quello di andare prima magari a cercare un altro allenatore, dirlo a qualcuno della stampa e poi magari andare a rassicurare Gattuso. No, prima si va a rassicurare Gattuso. Esatto. Poi magari quando la situazione va male si inizia a cercare un altro allenatore. E poi la stampa non va avvisata. Hai detto le stesse cose che ho detto io in un altro modo. Sicuramente. È uguale. Ma quello è chiaro che De Laurentiis ha avuto sì, degli errori, ma poi, il periodo in questo momento di negativo del Napoli non può essere Pasquale, noi siamo solo giornalisti, da siamo giornalisti anche noi, ma quelli che poi si prestano a questo giochino, al massacro, che persone, se ci sono, perché non stiamo ipotizzando, non abbiamo notizie certe per dire, che persone sono? Se lo fanno con uno, lo fanno con un altro, sono disponibili per questo, per quello, mentre invece c'è un dato effettivo, perché vedi il calcio viene molto spesso molto parlato, molto gestito con le parole, ma in sostanza il calcio è fatto di risultati. Alla fine, quello che conta, sempre Ventrone mi diceva, alla Juventus il secondo posto non interessa, quando vai là tu sai già che devi vincere, altrimenti non servi. Ora, non siamo la Juventus, non siamo il Milan, non siamo l'Inter, però analizzando, e io ho visto tanti campionati per l'età che ho, il Napoli avrebbe potuto vincere già prima di Maradona, avrebbe potuto vincere anche dopo, in questi 17 anni di De Laurentiis, il Napoli almeno un paio di scudetti li poteva vincere, perché non ci siamo riusciti? Invece di dire l'arbitro, le partite non ci hanno fatto vincere, loro hanno imbrogliato, queste cose qua, cominciamo a dire la società ha messo in condizioni la squadra di rendere al 100%, io ritengo di no. Ecco, Pasquale, replica, poi ci no, io dico soltanto che in questo momento l'obiettivo della società è stato chiaro, è quello di arrivare in zona Champions, e non ha mai parlato di scudetto. L'unico anno in cui ho sentito davvero parlare, anche se velatamente, di scudetto è stato il terzo anno con Sarri come allenatore,
E lì, forse in quel mercato di gennaio dove non arrivò l'esterno che chiedeva Sarri, Politano, Verdi, fu l'unico vero errore da su. Però in questi anni, io devo dire la verità, non ho mai visto un Napoli con la dimensione tale da essere da scudetto. Quest'anno è da Concordo. zona Champions e in zona Champions deve arrivare. È perché per me la squadra è da zona Champions. E qualora non dovesse farcela, per me la colpa, purtroppo sarà di Gattuso, perché la squadra credo ha messo a disposizione sia a Io livello temo per che non andare in ci arriveremo Champions. con la squadra. Io temo Giocando fortemente, così no. giocando Fortemente così che non, no, assolutamente perché un'inversione di tendenza di quello che abbiamo visto in queste ultime partite. Noi abbiamo perso una partita a Genova, che se noi a Genova, che se noi andiamo a analizzarla, beh, il Genova non ha fatto niente per no. vincerla. Assolutamente sì, è quello. È proprio per Come quello, le è su sconfitte quello che il precedenti, Napoli spera, esatto. Ma come perché si può? Come si ha può? perso almeno 3 gare in questo ultimo scorcio Sì, ma di non è l'ultimo mesiano, capolata. che onestamente erano Ma non assolutamente alla riusciamo a dare portata. una svolta perché c'è qualcosa sempre che frena. Un primo tempo fatto bene, un secondo fatto male. Un primo tempo fatto male, un secondo fatto Guardi, tu hai bene. sicuramente più esperienza di me. Io l'ho già detto e lo ripeto. Credo che la svolta per una squadra che è in un momento di difficoltà come quella del Napoli possa arrivare solo in 2 modi. Il primo, con una serie di risultati positivi che possa ridare entusiasmo e carica al gruppo. La seconda, con una svolta che purtroppo si chiama esonero e cambio in panchina. Non ne conosco altri, onestamente. E mi auguro che il Napoli con il primo metodo riesca tranquillamente a portare in porto l'obiettivo Certo. stagionale, perché poi lo sappiamo. Primo metodo con la giornata di sabato magari Ecco, sarebbe. quella è la gara, è quella la gara Esatto. della Ti ho svolta. capito a volo, ne parleremo tra pochissimo, però abbiamo già il nostro primo super ospite, infatti abbiamo raggiunto Paquito Catanzaro che ci ha parlato proprio del momento del Napoli, ascoltiamolo. Buonasera Paquito. Paquito Catanzaro è con noi. Ciao, buonasera a te Giovanni. Senti, ma so che quest'anno, adesso prima di parlare del Napoli, di tutte queste cose qua, so che quest'anno compi 40 anni, tra poco, o l'hai già fatti? No, 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 io li compio il 25 settembre e qualche giorno dopo di me li compie Zlatan Ibrahimovic, quindi comunque su una cosa sono più di lui. Guarda che combinazione! No, volevo dirti, quindi siccome entri nei 40 anni quest'anno, anzi li finisci, devi essere una persona seria e devi rispondermi in Assolutamente. maniera assolutamente seria. Risposta Va bene. secca. Tu sei tifoso del Napoli? Sì. Sì, sicuro? Garantito. E allora perché in questo libro del 2014, 433, ci sono solo due? Questo di Elmo scrive, ovviamente ci sono solo due giocatori del Napoli perché ci sta, diciamo, tre con Zeman, ma tre personaggi che hanno vissuto il calcio a Napoli perché c'è il grande Diego e non poteva mancare, e poi ci sta Zeman, e se non vado errato, ci sta pure Cannavaro, Paolo Esatto, Cannavaro. sì. Poi sono 19 personaggi, 16 sono di altre squadre, e quindi a me mi è venuto un dubbio. Che forse sei più tifoso Inter, Milan, Juve. No, 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 assolutamente. Allora, la spiegazione è molto semplice, perché comunque 433 nasce innanzitutto come un album delle figurine sotto forma di libro, per cui chiaramente tu nell'album delle figurine non puoi mettere solo il Napoli, a meno che tu non sia un imprenditore così brillante che un anno ha proposto l'album delle figurine del Napoli, che non mi pare abbia avuto questo grande successo. Detto questo, beh, chiaramente Maradona secondo me è un po' come la Gioconda, è patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda Paolo Cannavaro, mi piaceva semplicemente raccontare la storia di un calciatore che ha avuto un fratello tremendamente famoso che ha vinto tutto in ogni dove tranne che a Napoli. Paolo ha vinto una Coppa Italia e l'ha vinta da capitano del Napoli, quindi comunque si è tolto una grande soddisfazione. Per il resto, chiaramente erano 16 calciatori, anzi in realtà 18, più un allenatore che in qualche maniera avevano qualcosa da raccontare. Quindi, chiaramente, molto spesso attinto da altre squadre. Ma Pizzaballa, storico portiere dell'Atalanta, aveva da raccontare, insomma, l'essere comunque suo malgrado una leggenda. Facchetti, probabilmente insieme a Maldini, è stato il più grande terzino sinistro che abbiamo avuto nella storia della Serie A. Soviero è stato un calciatore che mi ha fatto troppo divertire, cioè la sua storia è tremendamente divertente e in qualche maniera rappresenta un po' la parafrasi di quel calcio minore che molto spesso viene rappresentato in maniera molto negativa, in Sì. realtà non è sempre così. Poi c'era appunto Zorò che in quel periodo era diventato paladino dei diritti dei calciatori di colore.
e tanti altri, insomma, quindi ripeto, è stato poi assemblato un po' come l'album della Panini, nel quale trovi tanto Maradona negli anni Ottanta quanto lo stemma della Pro Patria, che è una squadra, insomma, che avrebbe tanto da raccontare. Senti, la spiegazione è stata, come dire, convincente e anche piuttosto particolareggiata, però io sono un po' come San Tommaso, allora ti faccio una domanda, perché insomma, sì, certifichiamo la tua fede calcistica napoletana, vediamo se ci riesce. Nel 1974 non eri nato, okay, Napoli giocava in Coppa UEFA e fece una partita in Portogallo molto importante. Tra l'altro, okay, l'allenatore di quel periodo era Vinicio, di cui parleremo dopo, perché c'è una cosa importante. Chi segnò il gol vincente del Napoli? Te lo ricordi? Vabbè, dai, cioè 7 anni prima della mia nascita è praticamente impossibile. Guarda, vado a fiducia, probabilmente avrà segnato o Clerici o Braglia. Bravo, il primo. Sergio Clerici fece un gol che mandò in Visibilio Sandro Ciotti. Tra l'altro, guarda, raccontare la storia di Vinicio è stato scoprire quella di Clerici, che è un altro giocatore del quale mi piacerebbe parlare, ma non fosse altro perché aveva un soprannome bellissimo, lo chiamavano il Gringo, certo, e quindi poi aveva un po', insomma, questa faccia da cowboy, e quindi sono contento che abbia segnato lui. Sì, ricordo però che qualche anno dopo siamo stati eliminati in Slovacchia da una squadra con un nome abbastanza impronunciabile, e qualche giorno dopo il Napoli affrontò la Juve, ai noi, insomma, non andò proprio benissimo. Bene, quindi sì, ricordo di queste partite di Coppa UEFA, insomma, ricordi vaghi, grazie però, al mister. Però adesso abbandoniamo lo scherzo, perché era un modo per introdurre invece argomenti un po', sì, diversi. E quindi passiamo al mondo dell'editoria, dove tu, sì, lavori da tempo, a parte i libri che scrivi, ho detto prima di Homo Scrivens, sei con Aldo Butignano, credo, da parecchi anni. Quanti anni? Che allora, come ufficio stampa, tra qualche giorno festeggio i miei primi 4 anni da ufficio stampa. Come autore e come dire, fruitore dei corsi di scrittura e dei libri di Homo Scrivens, quest'anno sono 10 anni, perché ho cominciato nel 2011. Quindi una lunga, collaborazione militanza. Senti, si avverte un po' di ripresa nel mondo dell'editoria? Guarda, ti dico, per quanto riguarda il mondo dell'editoria, no. Per quanto riguarda Homo Scrivens nel mondo dell'editoria, sì. Nel senso che noi siamo stati tra le poche realtà virtuose, mi permetto di dirlo, che hanno mantenuto la barra dritta nonostante la pandemia. È stato un momento sicuramente difficilissimo. Valuta che il 90% delle case editrici ha avuto perdite superiori al 70%. Noi siamo stati fortunati perché durante la pandemia ci siamo letteralmente reinventati un mestiere. Quindi mentre tutti stavano lì a scrivere post polemici contro lo Stato che non aiutava gli editori, noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo portato i nostri autori sul web. Quindi abbiamo dato loro la possibilità di presentare i libri su Instagram, su Facebook. Durante l'estate fortunatamente siamo riusciti a fare qualche presentazione dal vivo. Ciò nonostante non ci siamo mai fermati e nel 2021 stiamo continuando all'interno di quel solco che abbiamo creato nel 2020, dandoci da fare, scoprendo un nuovo modo di comunicare, nuovi linguaggi di comunicazione. Tuttavia siamo riusciti appunto a garantire la qualità di sempre dal punto di vista editoriale e un nuovo modo di comunicare che ci ha permesso appunto di continuare a fare le presentazioni, di continuare a dare la possibilità agli autori di confrontarsi col pubblico. Senti, torniamo al calcio. Sì. La domanda è d'obbligo, anche perché mercoledì siamo usciti dalla Coppa Italia, il primo obiettivo, sì, della stagione è sfumato, c'era la finale che si poteva raddoppiare rispetto all'anno scorso. Cosa pensi della stagione del Napoli sin qui? Guarda Giovanni, io sono particolarmente deluso, ci pensavo proprio questa mattina perché mi aspettavo questa domanda, sono deluso dal modo di fare del Napoli, ma non mi riferisco soltanto alla squadra, mi riferisco alla società, perché ti confesso che la sconfitta con l'Atalanta ci può stare, il momento di crisi ci può stare, ricordiamo che noi siamo stati anche una squadra che negli ultimi 20 anni talvolta ha pure lottato per non retrocedere, tuttavia non tollero che i panni sporchi non vengano più lavati in famiglia. È una cosa che veramente mi fa male, perché sapere che comunque si parla, sì, della sconfitta, ok, magari dedicano quello spazio di 3 minuti, no, che
ipotizzo, cioè Genova-Napoli se ne è parlato negli highlights per circa 3 minuti. Il problema poi sono i restanti 30 minuti, 40 minuti, 60 minuti di trasmissione durante i quali si fa soltanto polemica perché si dice che Gattuso ha detto una serie di cose, Giuntoli ne ha dette altre, De Laurentiis altre ancora. Questa è una cosa che mi dispiace veramente tanto perché va al di là del calcio. Per cui mi auguro fortemente che al di là di un nuovo ciclo, perché a questo punto auguriamoci che a più presto il Napoli faccia un ciclo nuovo, soprattutto per la nuova stagione, si punti su nuovi calciatori, su nuovi allenatori, dirigenti e quant'altro, ma si faccia un ragionamento e si faccia un bagno di umiltà che porti una serie di persone a dire io questo incarico non lo posso ricoprire. Non mi riferisco a qualcuno in particolare, ma forse tutti quanti devono fare una forte autocritica, a cominciare da Gattuso. Le sue parole dopo Atalanta-Napoli, ti confesso, non mi sono piaciute, mi hanno fatto davvero arrabbiare, in modo tale che l'anno prossimo si cominci una stagione nuova con una rinnovata serenità, augurandoci di salvare il salvabile in questa, perché a questo punto l'Europa League diventa fondamentale più della rincorsa al quarto posto, ma deve diventare fondamentale anche la rincorsa al quarto posto. Abbiamo una rosa, secondo me, fortissima, più forte del primo Napoli di Ancelotti, eppure siamo lì con un numero di punti, come dire, ingiustificabile, perché poi se pensiamo che abbiamo 7 sconfitte in 21 partite, un terzo del nostro campionato abbiamo già perso. Abbiamo visto la prima parte dell'intervista a Paquito Catanzaro, dopo ci sarà anche la seconda, tutta incentrata su Napoli-Juventus. Giovanni, però velocemente, tu hai un bel fogliettino, lo è vogliamo sciorinare? È un fogliettino perché è un conticino, ma insomma più che un conticino è la... Il riassunto della settimana calcistica italiana. È il riassunto dello scempio del calcio italiano. Bene. Perché non so come altro dirlo. Domenica 22, cioè lunedì 22 ci sono le elezioni del presidente della federazione e c'è stata la conferma di Cosimo Sibilia alla Lega Nazionale Dilettanti, ma come è avvenuta questa conferma? È avvenuta con l'astensione di 2 comitati importanti, uno quello della Lombardia dove è rientrato Tavecchio come presidente prepotentemente e ha cominciato a dare fastidio. Sibilia si è presentato come candidato alternativo perché a suo dire Gravina non ha mantenuto un patto che avevano fatto, un patto elettorale nel precedente mandato. Come andrà a finire? Boh, però la cosa importante è che Sibilia nell'assemblea comunque poi di sabato 6 a Roma ha ottenuto la conferma. Poi c'è stato questo bellissimo episodio in settimana, noi abbiamo parlato prima della Juventus, l'abbiamo elogiata, ma noi parliamo della Juventus elogiandola perché comunque fa parte di una organizzazione societaria ancora valida, ma gli uomini non sono più quelli di una volta, perché quello che ha fatto Andrea Agnelli in settimana è fortemente sindacabile. Certo è stato provocato da Conte, ma voglio dire, un presidente di una società, suo zio al posto suo o suo padre si sarebbe comportato in quel modo? Lo stile Juventus è finito, hanno solo la forza economica che ancora li sostiene. No, ma non diciamo, è più stato così. Un brutto episodio a prescindere da parte di entrambi. È un modello societario onestamente da seguire, però per quanto riguarda le persone, gli uomini, rivedibili su quel suo. Avevo riservato un terzo punto a Gattuso, ma l'abbiamo anche trattato, e io dico che Gattuso come uomo va preservato, quello che sta accadendo di continuo, lo diceva anche Pasquale, la stampa locale, è veramente vergognoso, non so come altro poterlo dire. Dal litigio in campo siamo passati al litigio in Lega, si sono schiaffeggiati a quello che dice Gazzetta dello Sport stamattina, Preziosi e Campaccia, Genova, come si chiama? Campoccia. Stefano Campoccia, dell'Udinese, si sono schiaffeggiati sui fondi, i diritti televisivi, cioè è incredibile pensare che si sia arrivati a questo punto, cioè un'assemblea di Lega che finisce perché si sono dati a mano 2 presidenti, ma insomma l'argomento sarà importante, sarà la divisione dei soldi, delle prestazioni delle televisioni è importantissima, ma non può sfociare in un incontro di box, voglio dire. Non è possibile. E da ultimo, l'ultimo punto è quello che abbiamo sempre letto su Gazzetta di quello che sta succedendo a Milano per il contratto di Donnarumma. Cioè, Donnarumma è un ragazzo che viene da Castellammare, un ragazzo delle nostre terre. E io
così vorrei incontrarlo per dirgli: ma tu ti ricordi com'era la tua infanzia? Cioè, ma si può chiedere in un momento come questo di avere un contratto di 10 milioni di euro dicendo che 7 milioni e mezzo non ti bastano? Dice: ma lo dice Raiola, il suo procuratore. Ma questo non significa, perché il procuratore lo gestisco io, lo pago io, e se il contratto che mi viene proposto mi piace, il procuratore deve acconsentire. Non è possibile. Allora, questo credo che sia, questi episodi che abbiamo citato, l'emblema di una situazione del calcio italiano veramente ai minimi termini. E l'elezione del presidente, che è stato il primo punto toccato, il 22, speriamo che serva a rasserenare gli ambienti, ma soprattutto a dare una guida, che per la verità 3 anni fa Gravina aveva annunziato un cambio di rotta e di passo, che nella fattispecie non sembra essere avvenuto, a parte quello per la nazionale con l'avvento di Mancini, che ha riportato l'Italia nei primi 10 del ranking. Ma per il resto, una chiosa con ottimismo, mi è piaciuta. Mi piace, ci vuole. Sì, perché quella è la chiosa con ottimismo che riguarda, come abbiamo detto, i primi risultati, che perlomeno Mancini, da quel punto di vista, la nazionale ha fatto, sta facendo qualcosa, certo, di buono. Sul caso Donnarumma volevo soltanto aprire e chiudere una parentesi. Non ne usciremo mai, perché fin quando, certo, ci saranno i procuratori che però per chiedere 10 milioni al Milan, evidentemente c'è qualche altro club che già glieli ha offerti. Pronto. Ecco lì. Allora, fin quando non ci sarà una riforma mondiale della FIFA che stabilirà un tetto massimo di ingaggi per i calciatori o per le società, un salary cap per ogni squadra in base a quello che è il proprio fatturato, noi non potremo mai mettere fine all'escalation di contratti sempre più esagerati per i calciatori. Perché? Perché le TV, adesso ne parlavi tu, c'è stato questo battibecco, ed è un eufemismo, tra Campoccia e Preziosi. Perché? Perché Lega Calcio si sta discutendo su chi affidare i diritti TV tra DAZN e Sky. Certo. DAZN ha offerto più di Sky, 840 milioni per il triennio, certo, prossimo. Sky ne ha offerti 750. Qual è la differenza? Che alcuni club si accontentano di meno, ma di avere un servizio, secondo loro, migliore rispetto a quello di DAZN, che però DAZN favorirebbe anche l'ingresso dei fondi di investimento in, diciamo, nella Lega Calcio. E quindi è lì che poi nasce tutto l'inghippo, sempre sui soldi, perché sì, però, quello è il vero problema. Anche io parlavo dei soldi, Pasquale, ma quello che io volevo mettere in evidenza non è tanto adesso la validità dei due contratti, cioè quello che conviene di più al mondo calcio e conviene di meno, e la qualità delle persone, sì, che gestiscono il calcio. Cioè, ma non si può arrivare alle mani, la discussione non può degenerare. Sono dell'idea che fin quando non arriverà una legge, qualcuno che ti ferma e ti obbliga a rispettare un certo tetto, noi saremo sempre a parlare di contratti sempre più alti, perché oggi sono 10 milioni, domani Donnarumma ne chiederà 12 e dopodomani 15. Ma perché... mi riferivo ai presidenti di società, vittime dei procuratori anche, perché, certo, se Raiola ha avuto un'offerta da Real Madrid, certo, da 10, è lecito che vada a chiedere al Milan gli stessi soldi. Il gioco delle parti. Poi è chiaro che lì dovrebbe intervenire il calciatore che è attaccato alla maglia e dire: guarda, non me ne frega niente di guadagnare 3 milioni in più, chiudi il contratto. Il calciatore dovrebbe ricordare che se non era per Stisa Mihajlovic che metteva in panchina quello che avevano comprato pagando tanti soldi e lo faceva esordire, forse oggi non sarebbe il portiere. E posso aprire sull'ultima parte? Che poi non è andiamo in sempre su Raiola, perché su Raiola c'è da dire che un giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, sì, ha rotto i rapporti proprio perché c'erano problemi con il procuratore, che non condivideva quella che era la visione del calciatore, che vuole rimanere a Napoli, che vuole rinnovare con il Napoli e che non ha mai chiesto soldi esagerati, come invece credo avrebbe fatto Raiola con Raiola. Questa è una versione, Raiola ne racconta un'altra. Sì, andiamo però prima in pubblicità, prima, perché siamo super mega lunghi, siamo lunghissimi, quindi un attimo di pubblicità, ritorniamo a Prima Serie A, tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti
tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona Asi, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati cari amici, eccoci qui dopo la pubblicità, prima Serie A, stiamo sciorinando veramente tantissimi temi, siamo già lunghi sui tempi, però assolutamente parlavi di Lorenzo Insigne, sì. Pasquale, poi non ti ho fatto neanche rispondere prima al discorso di Giovanni proprio sul capitano. No, io voglio soltanto dire che Insigne è l'anima di questo Napoli, è quello che si sta caricando, sta provando a farlo anche se magari non è ancora pronto, però è quello che in questo momento prova a tirare avanti il Napoli da questa situazione complicata. Io mi auguro che sia lui l'emblema del riscatto di questo Napoli, e non solo, vado oltre Alessia, io mi auguro che Insigne, che ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Napoli, trovi presto un accordo, lo rinnovi, perché mi auguro che Insigne diventi non solo il calciatore con più presenze con la maglia del Napoli, il giocatore più longevo con la maglia del Napoli, ma anche quello che segni più gol con la maglia del Napoli. Segnate tutto. A discapito anche di Mertens, che è nel nostro cuore, ma mi auguro che un domani, se deve esserci un calciatore, dovesse esserci un calciatore che supererà Dries Mertens, quello sia Lorenzo Insigne, e io glielo auguro. Io spero anche, oltre anzi, sono, tutto ciò, ne sono anche convinto. Esatto, io segno tutto, faccio anche il ritaglio della trasmissione, me la conservo e aggiungo che spero anche che Mertens torni presto, perché avverto la sua mancanza. La sentiamo tutti. Esatto. Intanto ci proiettiamo subito su Napoli-Juve, proprio perché siamo molto stretti con i tempi, quindi ce ne ha parlato Paquito Catanzaro, seconda parte della nostra intervista. Senti, hai già detto tu dell'Europa League da salvare, nel discorso anche questo l'hai affrontato, ma andiamo un attimo più nel merito. Gattuso quindi sembra non essere più nei piani della società. L'altro ieri, mercoledì, nell'intervallo, il presidente ha lasciato lo stadio, quindi anche dimostrando un suo dissenso fisicamente, diciamo. Chi vedresti a questo punto in una rifondazione, se vedi qualcuno che potrebbe fare il caso del Napoli per la panchina? Allora, guarda, ti faccio due nomi, perché come traghettatore, se arrivasse Mazzarri, io ne sarei particolarmente felice, nel senso che da qui fino a fine campionato un allenatore che comunque a Napoli ci ha mostrato un bel gioco, ci ha mostrato insomma qualcosa di valido, secondo me sarebbe un valido traghettatore, anche perché ci sono una serie di giocatori che lo conoscono bene e credo che possa ritenersi in questo momento l'allenatore giusto per le prossime più o meno 15 partite stagionali in tutto, compreso l'Europa League, augurandoci chiaramente di arrivare in finale. Per quanto riguarda l'anno prossimo, secondo me il Napoli deve chiedersi cosa vuole diventare. Cioè, se vuole diventare una società di livello internazionale, deve necessariamente prendere un grande allenatore. Su tutti c'è Max Allegri, c'è qualche allenatore straniero, quindi serve comunque una guida molto forte, ma la guida molto forte irrimediabilmente ti porta a fare scelte che possono essere economicamente parlando non vantaggiose per il Napoli attuale. E quindi ritorniamo a una questione che ormai ci portiamo dietro da quasi 20 anni, da quando De Laurentiis è diventato il presidente del Napoli. Se invece parliamo di un progetto di rifondazione con un programma nuovo, con un allenatore che viene a Napoli e gli si dà il tempo di lavorare, io ti dico un nome che probabilmente è il più impopolare in questo momento, ma è un allenatore che a me piace molto, sta facendo molto bene in Campania, ed è Filippo Inzaghi. Allenatore che secondo me non ha ancora dimostrato quelle che sono le sue reali capacità. Tuttavia sta facendo benissimo a Benevento, squadra che adoro. Se
può nascere anche un asse tra queste due società, sarei veramente felice che venisse lui. Non mi dite De Zerbi, non me ne vogliate, è un allenatore che non mi piace, né mi piacciono gli altri nomi, Giampaolo ed altri, Montella, che sono in questo momento liberi sul mercato. A me piace un po' Juric, ma per una questione di furbizia, perché è un furbo, sì. È una persona scaltra, sì. Oltre a essere uno che comunque, avendogli cambiato la squadra da un anno all'altro, ha reso comunque efficiente, certo. Il gioco del Verona, e quindi potrebbe, sempre che il salto di qualità, esatto. Sia assorbibile. Questo poi è il problema più essenziale. Senti, arriviamo a parlare di Vinicio. Credo che proprio da qualche giorno sia andato in stampa questo tuo libro dedicato al grande attaccante brasiliano del Napoli. Ovviamente parlacene. Ma guarda, ti dirò, io ho la sensazione di essermi trovato tra le mani la versione sportiva del libro cuore, nel senso che Vinicio, al di là dell'essere stato un grandissimo centravanti e uno straordinario allenatore, questo tu me lo puoi confermare perché hai qualche anno in più, quindi il Napoli di Vinicio te lo sei goduto da tifoso. Ti dico che, umanamente parlando, non ho mai trovato una persona così bella con la quale è tanto piacevole conversare. Ha raccontato un aneddoto su tutti, perché poi quello che abbiamo riportato anche nella quarta di copertina, lui giocava nel Botafogo con Garrincha. Una sera scopre che praticamente Garrincha, che era un fuoriclasse assoluto, veramente forse più di Pelé si poteva paragonare Garrincha a Maradona. Confermo anche questo. Mi sia permesso, con le pinze deve essere preso questo mio commento, però all'epoca, negli anni 50, Garrincha era comunque un fuoriclasse. A un certo punto Vinicio scopre che Garrincha non sa scrivere e gli dice testuali parole: da qui, da questa sedia, non ti alzi finché non impari a scrivere. Secondo me tutta la storia di Vinicio si può raccontare in questo episodio. È un personaggio, ne parlavo anche con giornalisti addetti ai lavori con i quali poi mi sono confrontato per la realizzazione di questa biografia, al quale la città di Napoli, a distanza di tanti anni, dà ancora lo stesso affetto che gli dava negli anni 50 quando segnava i primi gol con la maglia azzurra. Se ci pensi, Giovanni, è qualcosa di veramente raro, al di là di Maradona, che ripeto è l'icona, proprio il simbolo della città, ma giocatori così, penso soltanto a Giuliano, a Bruscolotti, è veramente un'elite molto ridotta di calciatori ai quali Napoli continua a dare questo affetto a distanza di tanti anni. Aveva tanto da raccontare anche diciamo dal punto di vista sportivo e dal punto di vista umano. Ci siamo incontrati mezza volta su, insomma, tramite Skype, perché poi era purtroppo in piena pandemia, abbiamo cominciato a scrivere il libro, ed è stato qualcosa di illuminante, probabilmente l'ora più bella della mia vita. Poi mi sono divertito, insomma, a scrivere tutti questi aneddoti che lui mi ha raccontato, supportato anche dalla collaborazione della famiglia, che è stata veramente preziosa. E preziosi sono stati gli interventi anche di alcuni suoi ex calciatori, su tutti Tarcisio Burnic, che se ci pensi è una leggenda vivente, un uomo che ha vinto due Coppe dei Campioni con l'Inter di Herrera, ha giocato forse con l'Inter più forte della storia, e mi dice: non mi sono mai divertito così tanto come mi sono divertito nel Napoli di Vinicio. Quindi vuol dire che questa è una persona che tecnicamente, umanamente, aveva qualcosa di straordinario che meritava di essere raccontato. Sono non felice di più che poi questo libro l'abbia pubblicato la mia casa editrice e mi abbia dato poi l'occasione di raccontare la sua storia. Mi hai anticipato la domanda che ti avrei fatto dopo, ma aggiungo a quello che hai detto, perché io ho avuto la fortuna di vederlo quel Napoli, e che io ho 66 anni, per cui fatti un po' il calcolo, sono andato una volta, eri bambino praticamente, la prima volta allo stadio sono andato che avevo 4 anni, quindi insomma devo dire che tutta la storia del Napoli che ho visto io è stato il più bel Napoli, quello di Vinicio, anche più bello di quello di Sarri, perché sì, c'era una cosa che tu hai rilevato: lui insegnava il calcio. Questo esatto. Era come tu hai parlato dell'episodio di Garrincha, come a Garrincha gli ha insegnato a scrivere, lui ai giocatori che aveva li migliorava, cercava di migliorarli, sì. Insomma. Sì, sì, sì. Senti, quando, però non mi hai detto se l'avete stampato, quando vai... Sì, allora, il libro è andato in stampa, fisicamente arriverà nelle librerie i primi giorni di marzo, quindi diciamo realisticamente intorno al 4 o 5 marzo sarà disponibile in tutte le librerie e negli store online, chiaramente. Per il momento, credimi, sto guardando quel PDF con lo stesso
entusiasmo col quale si guarderebbe un'opera d'arte, perché è venuto fuori una biografia molto bella, non perché l'abbiamo pubblicata noi, perché l'ho curata io, perché è bello veramente il racconto e sono belle le testimonianze. Ci sono stati calciatori come Andrea Costinelli, come Pino Wilson, come Andrea Carnevale. Andrea Carnevale che, cioè per me, Andrea Carnevale è la spalla di Diego Armando Maradona, il centravanti che ha realizzato il gol del primo scudetto azzurro, ma quando ha parlato di Vinicio, credimi Giovanni, penso che fosse ancora più entusiasta, perché ha detto io devo a lui la mia carriera, perché quando praticamente il Napoli lo comprò dall'Udinese, il presidente Ferlaino telefonò a Vinicio dicendo mister che faccio, lo prendo questo attaccante, me l'hanno suggerito. Vinicio rispose, presidente lo prenda subito, Carnevale è un grandissimo attaccante, con Maradona farà un sacco di gol. Non ne ha fatti milioni, no, ma i gol che ha fatto sono stati tutti quanti determinanti. Ricordiamoci quelli nella stagione della Coppa UEFA che insieme a Careca hanno fatto dei gol importantissimi. Esatto. Assolutamente, per questo dico, era comunque un altro calcio. Ricordiamoci sempre che Maradona ha vinto la classifica cannonieri con 16 gol. Probabilmente nel calcio attuale sia Maradona che Carnevale avrebbero superato abbondantemente i 20, però era determinante quel calciatore. E Vinicio, che con lui era severissimo, lo trattava veramente proprio con una severità quasi da esercito, ha sempre detto se non avessi avuto una guida del genere probabilmente io nel Napoli di Maradona non sarei mai arrivato. Questo, ti ripeto, la dice lunga e ti fa capire che poi effettivamente abbiamo avuto la fortuna di raccontare una storia calcistica stupenda. Vabbè, hai parlato del centravanti all'inizio quando parlavamo del Napoli, sì. Io ho detto prima c'era Careca in quel Napoli esatto, stellare degli scudetti, che oggi quando io sento parlare dei centravanti dico a tutti andatevi a guardare un po' come giocava Careca, in modo che il centravanti, perché non era uno spilungone ma era veloce, potente, preciso, sapeva tirare le punizioni, non le tirava perché c'era Maradona, ma insomma sapeva far tutto Careca, tutto. Sì, ma tra l'altro guarda Giovanni, con me sfondi una porta aperta. Io dico sempre una cosa, che visto che sono nato tifoso del Napoli, il mio giocatore preferito del Napoli non è Maradona, perché io ritengo che Maradona sia un po', cioè appartenga a qualsiasi squadra, anche sì, il tifoso del Botafogo che tifa per una squadra brasiliana o il tifoso dello Sheffield United riconosce che Maradona è il più grande giocatore di tutti i tempi. Ma se ti devo dire un giocatore del Napoli, per me è Careca, perché è stato un calciatore determinante, ma anche a livello umano. Cioè, se ci pensi, lui ha fatto parte della rifondazione del Napoli. Era nel Napoli di Ranieri, del Napoli post-Maradona. Sì. Per cui credo che lui più di altri abbia rappresentato in qualche maniera il fuoriclasse in assoluto azzurro. E credo che sia forse l'unico attaccante che possa paragonarsi a Vinicio, che come centravanti, me lo hanno raccontato, insomma, tutte le persone, è stato qualcosa di assoluto. Sono d'accordo. Senti, allora, prima di salutarci mi tocca farti una domanda, perché domani sera, c'è domani pomeriggio tardi, c'è Napoli-Juventus. Come pensi che possa... È la prima volta che il Napoli gioca contro la Juventus nello stadio Diego Maradona, perché è la prima volta in assoluto. Sarebbe il caso di omaggiare il grande Diego con una prestazione... al di là del mettere il cuore in campo. Certo, ma guarda, io penso una cosa, al di là del nome dello stadio, io credo che Napoli-Juventus sia una partita carica di significati, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche culturale. Io ogni volta che penso a Napoli-Juve penso ai racconti di Maurizio De Giovanni, di quel Juve-Napoli che si carica sempre di qualcosa di particolare. Per cui spero che i calciatori, al di là di quello che può essere la classifica, le motivazioni, quello che ti pare, scendano in campo con un piglio differente. La società può prendere tutte le decisioni che ti pare, può affidare la squadra a un traghettatore, a un nuovo allenatore, quello che vuoi, puoi parlare pure di rifondazione. Ma siete innanzitutto professionisti che rappresentano una città che storicamente vede in questa partita una chiave di volta. L'anno scorso, più o meno, dopo Napoli-Juventus, il Napoli di Gattuso ha cominciato a lavorare sulle motivazioni. Auguriamoci che avvenga questo anche domani. Poi, per carità, può darsi che il Napoli, come è successo con Ancelotti, esoneri comunque Gattuso perché una decisione è stata già presa. Ma se Gattuso si congedasse con una vittoria, se questa squadra facesse ripartire da domani un nuovo ciclo, ne saremmo tutti quanti più contenti. Ti ringrazio, ti saluto, spero di averti qualche volta qui da noi in studio. Salutami Aldo e buonissime cose.
Pasquale, Napoli-Juve, una gara, la gara di tutte, la madre di tutte le partite, la gara più delicata nel peggior momento, possiamo dire, che arriva per il Napoli. Juve in grande ripresa anche in campionato, scala la classifica, grandi motivazioni, ha conquistato la finale di Coppa Italia, l'ennesima, possiamo dire, il Napoli non ha nulla da perdere, quindi deve giocare assolutamente al massimo delle sue capacità, con grande motivazione, una gara che si prepara da sola. Poi, no, lo sanno bene. Alessia, noi lo stavamo dicendo prima, Gattuso in questo momento ha incassato la fiducia della società, ma la società ovviamente non ha i paraocchi. Qualora certo. Il Napoli dovesse scendere in campo con l'atteggiamento come quello visto contro l'Atalanta, allora a quel punto una riflessione profonda andrebbe fatta. Io credo che una gara come quella con la Juventus, che ti permette di rilanciarti in classifica, di accorciare sul quarto posto e anche sugli stessi bianconeri, perché ricordiamoci ancora una gara, quella d'andata non disputata. Esatto. Caso stranissimo. Tra l'altro con il dente avvelenato il Napoli dovrebbe scendere in campo perché ha perso la Supercoppa contro la Juventus, una gara che secondo me ha giocato anche bene il Napoli, sì, che non meritava assolutamente di perdere. È chiaro che dopo due sconfitte consecutive mi aspetto anche una reazione forte da parte del Napoli. Quello è il problema, che in questo momento, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, Gattuso ha davvero poche scelte, ma sì, davvero c'è pochi. C'è un po' la conta degli infortunati e degli indisponibili. Una lista. Allora, si sono aggiunti proprio nella giornata di ieri Isai e Demme, quindi purtroppo abbiamo avuto questa. Isai ne avrà per almeno 3 settimane, quindi lungo stop. Sugli esterni sono rimasti purtroppo soltanto Di Lorenzo e Mario Rui, perché Gulam ha anche il Covid, quindi è anche lui indisponibile. Demme salterà non solo la gara con la Juventus, ma molto probabilmente anche quella col Granada di Coppa di Europa League, insomma di giovedì prossimo. Quindi Mertens è ancora in Belgio, tra l'altro, perché sta continuando le terapie. E il Napoli in questo momento, rispetto alla all'undici iniziale che ha giocato la gara contro l'Atalanta, ha solo 4 giocatori di movimento per sostituire quelli in campo, e sono in difesa nessuno, perché sono contati. A centrocampo ci sono Fabian Ruiz, eventualmente, perché è tornato anche da poco dal Covid, e Lobotka, e in avanti Politano e Petagna. Il resto non ha cambi, può soltanto attingere da calciatori provenienti dal settore giovanile, e quindi in panchina andranno sicuramente, te lo dico, Costanzo, Cioffi e Zedatka, però quelli sono, insomma. Poi il Napoli non ha altri cambi in questo momento da poter mettere in campo. C'è da dire che anche la Juventus arriva a Napoli con un bel po' di problemini. Eh sì, un bel po' di indisponibili, sicuramente non deve essere un alibi anche delle assenze in casa Juve. No, sicuramente, ma tu sai che io non amo dare come dire, pronostici sul Napoli, li faccio sul Benevento che sta giocando. Che sta giocando ora, quindi ahimè, non possiamo parlarne sulla fine ma, della partita. Non possiamo parlare, ma la partita di sabato al Diego Maradona io ritengo che sia non difficile, difficilissima, perché si affronteranno due squadre, una in fiducia e una completamente sfiduciata. E io l'ho scritto questa cosa, quindi l'ho scritto già da qualche giorno, io ho detto la stagione al bivio, ed è forse questa partita è così, cioè questo è un bivio: o il Napoli rialza la testa e quindi si può pensare di concludere la stagione con Gattuso in panchina. Un cambio in questo momento sarebbe complesso, molto complesso, perché poi si dovrebbe giocare giovedì, poi c'è ancora domenica, non c'è il derby, tempo proprio. Non ci sarebbero no. tempi veramente, perché poi c'è anche il ritorno l'altro giovedì, certo. Quindi insomma sarebbe complicato. Il bivio poi dall'altra parte può portare purtroppo alla sconfitta, e una sconfitta invece probabilmente farebbe deflagrare tutta la situazione e quindi convincere il presidente ad effettuare il cambio in panchina. I nomi che si fanno sono tanti, ne ho sentito pure qualcuno, speriamo che siano fandonie, che siano fake news, perché c'è qualche nome che lascia veramente perplessi. Obiettivamente in questo momento la migliore soluzione sarebbe quella di vincere questa partita, trovare un pizzico di fiducia e andare avanti in Europa League per tenere vivo
l'interesse anche della stagione e cercare anche attraverso l'Europa League, perché poi, come diceva giustamente Pasquale, abbiamo tanta gente fuori che nel momento che rientrerà il Napoli sarebbe competitivo anche in Europa, volendo. Sì. Certo. Quindi potrebbe invertirsi la tendenza e vedere una squadra diversa con dei risultati diversi. Speriamo. Ultima domanda per Pasquale: Petagna o Osimhen? Osimhen sicuramente giocherà lui. Il Napoli andrà in campo con la stessa formazione, bene o male, che abbiamo visto contro l'Atalanta. Ci sarà solo Mario Rui dall'inizio sulla sinistra perché Yusai è indisponibile. E poi l'unico ballottaggio è quello tra Elmas e Fabian Ruiz. Al momento il Macedone è in vantaggio. Poi la formazione di fatti è quella perché è obbligata. Io penso che se sta bene Ruiz lo fa giocare. Io lo farei giocare, però sì, è chiaro se che sta le condizioni, bene, dal le condizioni di fanno la differenza. Poi lo fa eventualmente giocare perché si può anche sostituire con Elmas a partire dal corso. Perché è un giocatore che ha un passo che contro la Juventus potrebbe venire utile. Io più che sul passo, esatto, dove scommettere più su Elmas, mi fido su delle qualità tecniche, sì, di Fabian Ruiz, addirittura nel 4-3-3, che quello dovrebbe essere, sì, il modulo. Io intendo quello, stabile, cioè lui è un giocatore che nella tre quarti avanzata può determinare la partita. Anche se il giocatore che in questo momento fa davvero male al Napoli non averlo a disposizione è Mertens, perché Alessia lo sa bene, è quel calciatore che nel Napoli è l'unico che riesce sempre a spostare gli equilibri, perché è l'unico che è veramente al fiuto del gol, e in questo momento al Napoli manca un giocatore che anche con un tiro sporco riesce poi a realizzare non la solo rete. È quello che fa più assist anche, è un giocatore decisivo al momento al Napoli manca. E meno male che c'è il Ciuchi Lozano, meno male Ciuchi, mi raccomando, poi per il resto lasceremo parlare il campo. Noi siamo in chiusura, grazie mille Giovanni Gaudiano. Grazie a voi, grazie a Pasquale. Grazie mille Pasquale. Grazie a te Alessio, un saluto a Giovanni, sei un pezzo di cuore ormai. Anche quello, assoluto. Spero che con la Juve sia decisivo insieme. Ecco. Registriamo anche questo. Registriamo, segnate tutto, mi raccomando. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento a venerdì prossimo, Prima Serie A. Buona serata.